Intraprendi ormai sicuro il tuo cammino, chiunque tu sia, pellegrino che dalle terre d'Occidente raggiunge il tempio del venerando Pietro e la rupe garganica con la venerabile grotta dell'Angelo. Sicuro, per l'aiuto della regina Ansa, non avrai da temere né le frecce di Credone. Ci troviamo sul promontorio Garganico e stiamo percorrendo uno dei sentieri più antichi. Il nome di questo percorso è quello Scannamugliere, che mettevano in collegamento il fondovalle e la città di Siponto, da cui partivano i pellegrini, per raggiungere la cima della montagna, la vetta dove si trova il famoso santuario consacrato a San Michele Arcangelo. Lungo il loro cammino i pellegrini lasciavano spesso segni del loro passaggio, che forse indicavano anche ai pellegrini il percorso che doveva essere seguito nell'inerpicata per raggiungere il santuario. Ci troviamo all'interno di una delle grotte dell'insediamento e la volta rocciosa è tutta ricoperta di scritte, di incisioni. E poi ci sono anche nomi, antroponimi, scritti o a sgraffio sulla roccia, oppure il tratteggio dello scafo dell'imbarcazione e poi l'albero che è raffigurato con queste tre linee. Siamo nell'insediamento più grande, è la chiesa dell'insediamento di Ogni Santi, che ha una struttura squadrata e conserva affreschi che sono stati datati al XII secolo. Sull'affresco sono stati incisi a sgraffio segni di passaggio dei pellegrini, quindi abbiamo stelle, nomi, stemmi dei cavalieri. Il rilievo più importante della grotta e anche il più misterioso di tutto l'insediamento di Ogni Santi è proprio questa nave incisa, questa imbarcazione incisa sulla roccia. Potrebbe trattarsi anche semplicemente di un ex voto dei pellegrini. Qui ci sono i due alberi della nave e poi i nuovi omini, uno il più estremo è posto qui. Sono tratti, ritratti in modo molto molto semplice, quasi sembrano quasi dei fumetti senza il collo. Siamo nel punto forse più suggestivo di tutta la salita di Scannamugliere. Questa scalinata tortuosa, quasi a chiocciola, è tagliata sulla roccia viva e insiste proprio sulle grotte sottostanti ed era la tappa, diciamo, forse più importante di sosta prima di raggiungere la vetta e quindi il santuario. Ci troviamo sulla scalinata angioina che conduce all'ingresso del santuario. Tutte le pareti sono state rivestite nel corso dei secoli da segni lasciati dai pellegrini. Questo pilastro in particolare ha una raccolta di simboli. Vediamo qui il bastone del pellegrino, le croci, un pavone e numerosi stemmi crociati, in basso anche un cuoricino più moderno. Uno dei segni più frequentemente lasciati dai pellegrini era l'impronta del piede. In questo forse avevano un autorevole modello proprio nell'angelo stesso, perché il racconto agiografico narra proprio di un'impronta lasciata dall'arcangelo come segno del suo passaggio dalla grotta da lui consacrata. Siamo proprio nel cuore della grotta, quella che l'arcangelo nella rivelazione al vescovo dichiara di aver consacrato da sé, e quella alle mie spalle è la statua attribuita al Sansovino, che ne riproduce la raffigurazione più consueta dell'arcangelo che sconfigge il male. Pellegrino che dalle terre d'Occidente raggiunge il tempio del venerando Pietro e la rupe garganica con la venerabile grotta dell'Angelo.
sicuro per l'aiuto della regina Ansa, non avrai da temere né le frecce dei predoni, né il freddo, né le nubi della notte oscura.